Bentornati in Juno. Tra episodi ho sbloccato un po' di cose nel Tech Tree, in particolare questa sezione dedicata agli atterraggi, catch them all and soft landing, che dovrebbero essere i paracadute e i sistemi di atterraggio. Ho anche cominciato a creare un nuovo razzo che andiamo a dare un'occhiata. È un due stadi. La prima parte è pura potenza su tre motori, ha un 1,49 thrust weight ratio, 3 minuti, 4, quasi 4 minuti, e un delta V di 4,30. Allora, questo fa 4,32 su due stadi. Il nostro obiettivo per l'orbita è 6, ma vorrei utilizzare questo razzo come test per completare la missione di far saltare un secondo stadio da 9.000 a 80 km. Quindi lanciamo questa prima bozza di quello che penso possa essere il nostro futuro razzo. Motore al massimo, parte bello veloce, è notte e sono contento di avere un razzo colorato di bianco, perché il razzo precedente colorato di nero era ancora meno visibile. Qui almeno vediamo bene i motori eccetera. Ok, bruciamo il primo stadio. L'obiettivo che voglio fare è appunto fireworks, 80 km e saltare in aria. Se vediamo, siamo già a 50 km come apoapside, adesso abbiamo già passato gli 80 km tranquillamente. Potremmo spegnere e fare staging, ma voglio vedere dove arriviamo. È un bel razzo comunque. Ok. Sganciamo. Spegniamo i motori. E vorrei anche ritrovarlo. Eccolo qua. Abbiamo 10.000. Dobbiamo arrivare a 80, siamo 87, e quindi possiamo fare il nostro bel fuoco d'artificio e chiudere il volo. Torniamo in carriera, adesso ci chiedono ancora un altro bel fuoco d'artificio, 78 per 8.000, mi sembra meno. Va bene, facciamolo comunque e ripartiamo. Voglio chiudere tutte queste missioncine semplici del fuoco d'artificio prima di partire con altra roba. Non so se CubeSat, forse questo vettore effettivamente potrebbe portare due CubeSat in orbita. Con i limiti che abbiamo. Va bene, accelero di nuovo. Ok, chiudiamo questo stadio. Siamo oltre 9.000.
abbiamo quello che serve. Saltiamo in aria, facciamo quest'altra missioncina, perfetto. Fine del volo, recover, save, eccetera. Ok, abbiamo qualcosa di meglio? Ancora un fireworks. È richiesto sempre un 8000. Mi sembrano sempre più bassi. Va bene, io li accetto tutti, per carità. Proviamo a farli di nuovo. Ma mi sembra che gli obiettivi siano sempre più bassi. Allora, il razzo parte bene. Diciamo che sto usando questi voli per capire un po' questo razzo. Non mi convincono i motori. Ho fatto un tre motori con un bello stadio lungo, che abbiamo visto che ci porta tranquillamente 80k. Con quello che abbiamo di payload sopra. Penso ci sia energia per andare in orbita. Mi piacerebbe arrivare a 6000 delta V. Per avere la possibilità di fare più o meno tutte le orbite. Va bene, andiamo con questo razzo. E direi che se non mi arriva un obiettivo molto più difficile dal punto di vista dei fireworks, questo è l'ultimo e proviamo a fare qualcosa di diverso. Ok. Spegniamo. Sganciamo. Siamo oltre 65, saltiamo in aria di nuovo. Ok, stiamo facendo soldi facili, ma poco in termini di effettivo sviluppo. Vediamo cosa ci viene proposto. Ok, siamo sempre meno. 44.6000, va bene, non sto neanche a accettarla, va bene così. Ok, vediamo se possiamo fare la Drew Orbit da la Drew Orbit 800-400. Sono dubbioso. Ma farei comunque una prova. Comunque vediamo intanto il Tech Tree. Tech Tree non abbiamo sbloccato nulla, va bene così. Facciamo una prova. Questo razzo mi piace comunque. Stiamo sempre lanciando in piena notte, temo. Va bene, partiamo bloccati. Massimo. Accendiamo. E cominciamo a inclinare, farei addirittura un aggressivo 45 gradi. Forse molto aggressivo questo 45 gradi. Vabbè, se non altro abbiamo superato metà della velocità del suono in orizzontale e a questo punto abbiamo passato la velocità del suono in orizzontale. Ok, è decisamente troppo in basso questo volo.
Bene, teniamolo comunque come un volo per il record suborbitale, neanche suborbitale perché non siamo andati nello spazio per ora. Questo motore, tra l'altro, non penso neanche di averlo calibrato particolarmente bene per lo spazio, perché effettivamente era un motore che ho attaccato così solo per fare uno stadio esplosivo. Va bene, comunque proviamolo. Va bene, arriva più o meno a un preasse di 200 km. Concludiamo il volo e recuperiamo. Perfetto, destroy aircraft. Ok, andiamo a sistemare. Lavorando su questo razzo che andrà nello spazio. Perfetto. Allora, Thrustaway T1 e 12 possiamo mettere una bella nozzle length quasi infinita. Diventa 1,28. Possiamo anche ridurre questo. No, ma va più o meno bene così. Allora, così aumenta l'efficienza, ma lo starting thrust weight ratio è molto basso. Possiamo fare così. Nozzle throat. Allora, con questo scende. Sostanzialmente scende sempre. Va bene, diciamo che questo è un buon motore. Attacchiamo il resto sotto. Su tutti gli stati abbiamo un burn time di 4,1. Possiamo allargare un po' questo. Siamo su 6,70 di delta V. Il mio obiettivo sarebbe con logicamente un sarebbe 6, 9 per andare sulla Luna, ma 6 è buono per eventuali satelliti. Burn time 7 minuti, 7,68. Riguardiamo primo stadio, un thrust weight.
ha un thrust weight sotto l'1. Ok, e cominciamo a vedere i problemi. Allarghiamo la camera fino a 1,5. Questo quanto ci costa globalmente? Ci porta 2,6. Madonna, è un disastro. Allora, abbassiamo questo. Per questo, allora... No, stavo assolutamente leggendo male un numero. Il delta V totale è 2,7. 2,6, 2,7, può arrivare a 2,7. Il primo stadio è... thrust weight 1,6 e 6 alla fine. Il secondo stadio... è 3 e tutto è 6 alla fine, ma ok, questa è la grossa differenza. Ok, vediamo. Secondo me l'unico modo buono è effettivamente sperimentare se questo razzo riesce ad arrivare all'orbita richiesta. Ok, Giuno dovrebbe comunque partire. Vogliamo l'orbita 800 km, 400 km, quindi ci piacerebbe anche un 400 km col primo stadio. Partiamo, acceleriamo. E vediamo che la poasse sale bello veloce, anche la velocità sta salendo, probabilmente arriveremo supersonici senza problemi. E purtroppo questo stadio comunque l'abbiamo già bello bruciato con i nostri 70 km, 100 km. Ok. Abbassi motore, stacco. A questo punto siamo a 291 di apoasse. E io mi metterei prograde. Allora, a questo punto sostanzialmente stiamo salendo. Abbiamo 3 minuti, siamo prograde. E possiamo provare a accelerare lateralmente. Vedrai cosa succede adesso a 3 minuti accelerando. Assolutamente non allarga la... Ok, non dobbiamo andare prograde, dobbiamo andare... orientati a est. Ok, così ha più senso. Ad allungare un po' questa caduta. Apoasse 300 e vogliamo un 800 o un 400. 300 potrebbe essere un buon valore. Siamo a 1 minuto e 7. Continuiamo a accelerare. Allora, siamo sempre a velocità accelerata. Vediamo se possiamo andare a 4. 80 secondi, 70 secondi. Mettiamoci prograde. Ok, prograde, a questo punto stiamo cominciando effettivamente a funzionare. 60 secondi, abbiamo già bruciato metà del carburante.
Ho paura non andremo lontanissimi con questo volo. Ma già un'orbita mi farebbe abbastanza piacere. Siamo ancora assolutamente su un livello in cui ok, siamo quasi all'orbita. Ok, siamo in orbita. 50 km, 100 km. Allora, 370. Andrò un po' impulsivo qua. È fantastico quanto con quel poco che è rimasto nei serbatoi a questa distanza possiamo tranquillamente alzarci quasi a 800. Ok. Bene. A questo punto siamo 727 a 351, il nostro obiettivo è 888 436. Devo dire che non siamo troppo distanti. Cominciamo a alzare la parte bassa. Ok, la parte bassa l'abbiamo alzata. Adesso siamo a 30 secondi per... No, ok, abbiamo alzato la parte bassa. A questo punto dobbiamo fare il giro e andare dall'altra parte e alzare la parte alta. Ok. Ecco, ho assolutamente fatto un overshoot, ma non è un problema. Tanto non c'è energia o altre cose da preoccuparci. Un altro bel giro del pianeta. E ci siamo. 3 minuti. 2 minuti. Dovrebbero bastare 30 secondi più o meno per quello che stiamo facendo. Comincio a accelerare. E mi sa che ce la possiamo fare, abbiamo un 3%. E devo dire che è il piccolo razzo che può farcela. 800, 820, 830, 40, 50. Dovremmo essere nel raggio 60, 70, dai, che è? Oh, spegniamo i motori e abbiamo raggiunto l'orbita specifica con questo razzo che abbiamo cominciato a costruire in questo episodio. Devo dire che è un'orbita mediamente eccentrica. Le nostre lune sono ancora belle distanti.
se le guardiamo, ma sono abbastanza convinto che questo è un due stadi, come l'abbiamo costruito, e quindi abbiamo fatto uno stadio più orbita, e con un tre stadi, secondo me, arriviamo tranquillamente avere il delta V necessario per andare sulla Luna, su una Luna. Adesso scegliamo quale. Bene, andiamo a vedere. Allora, no, un momento. Andiamo a spostare nell'area visibile del pianeta la nostra navetta. Eccoci. E direi che per questo episodio il nostro volo è stato di successo. E ci vediamo nel prossimo episodio per provare qualche altra missione e soprattutto per provare a estendere, a migliorare questo razzo fino a qualcosa che possa arrivare quasi o completamente alla Luna. Di sicuro la prossima missione saranno i satelliti, che penso che possa compierla tranquillamente, dato che è in grado di arrivare a quest'orbita, mentre i satelliti richiedono di essere in un'orbita molto più bassa. In ogni caso, per ora è tutto, e alla prossima!